per la 27esima volta ascoltiamo Everybody Needs Somebody, anche oggi nuova puntata di Biblio Boom su Sesto Network, siamo arrivati a 27. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. Giovedì 10:30, 16 luglio 2020. Sono 27 puntate dirette da noi due per Biblio Boom su Sesto Network. Sono felice, nel senso che l'estate abbiamo accompagnato per questo inverno e per questa avvicendarsi all'estate i nostri radioascoltatori di Sesto Network questa trasmissione che mi inizia a piacere, Elios, per come la stiamo mettendo giù. Sì, sì, sta diventando sempre più, almeno per me, sempre più carino fare questa cosa, sempre più naturale, sempre più, come dicevamo qualche puntata fa, le prime puntate ho fatto fatica pure a dormire, invece adesso no, dai, si è tutti più sciolti, più tranquilli. Ma sì, abbiamo iniziato marzo, aprile, adesso siamo a luglio, siamo quasi arrivati alla pausa estiva, perché oggi, correggimi se sbaglio, è la penultima puntata prima della sosta di agosto. Poi a settembre si ricomincia. Adesso c'è la puntata di oggi, la prossima, dove cominceremo già da oggi a salutare alcuni nostri amici che poi ritorneranno a settembre, riabbracceremo a settembre. La scelta della buona musica dipende sempre da te. Io lo devo dire perché mi sembra giusto, nel senso che la scelta delle playlist è supportata da Anita, e lo dobbiamo dire, perché adesso siamo un po' a raccogliere un po' i risultati di quelle che sono state le nostre meravigliose 27 puntate, dove c'è stato un supporto un po' generale. Anche Anita ci ha aiutato a creare le playlist. Oggi è una playlist bella leggera, una playlist bella estiva, come la chiamerebbe Elios, vero? Sì, sì, oggi sì, dopo le prime puntate dove abbiamo preso dei sonori schiaffoni virtuali. I primi messaggi, se te li faccio rileggere, erano legati alla musica, che ci davano dei vecchi, cose del genere, quindi poi abbiamo chiesto il supporto. Però a settembre, senza dire niente a nessuno, la facciamo una puntata solamente di musica messa da noi due, vediamo come andrà a finire, vediamo come andrà a finire. Allora, 27 puntate dove abbiamo, come dove si sono succeduti un sacco di ospiti che ci hanno veramente dato la possibilità di rendere questa trasmissione bella, dinamica, frizzante, dove i consigli e non solo alla lettura sono stati tantissimi, Elios. Sì, poi magari facciamo un lavoro, un qualche cosa dove raccogliamo tutto quello che è stato consigliato in questa trasmissione. E poi il bello, appunto, come dicevi te, che magari abbiamo fatto scoprire anche un po' che cos'è la biblioteca, non soltanto libri, sicuramente i libri la fanno da padrone, però poi abbiamo presentato anche molti film. Poi una cosa che mi fa molto, molto piacere è che siamo riusciti anche a presentare dei giochi in scatola presenti in gran numero nella nostra biblioteca Sesto, ce ne sono tantissimi, poi anche in tutto il circuito. E colgo l'occasione per ricordare che dal punto di vista di prenotazione, un gioco è come un libro, uno viene, se lo sceglie, in questo periodo sicuramente è ancora tutto un po' più complicato, però si possono prenotare tranquillamente dal catalogo online e poi potete per un mese provarlo. Ce ne sono alcuni veramente, veramente validi, Francesco. Io durante tutti i mesi che siamo dovuti stare a casa, qualcuno l'ho provato e ci siamo fatti dei gran bei partitoni. Dai, va bene. E diciamo che ai nostri microfoni abbiamo avuto ospiti veramente interessanti che per le proprie attività ci hanno raccontato i consigli più, secondo me, più carini, no? Abbiamo avuto ospiti che hanno proposto libri, videogiochi, come dicevi prima, ospiti che hanno proposto
giochi da tavolo, ospiti che hanno proposto film, insomma musica, cioè è stato veramente anche per noi secondo me un modo per diventare un po' più grandi, perché la cultura giorno per giorno ti può dare la possibilità di alzare quel gradino per raggiungere sempre una qualità un po' più discreta, diciamo. No, no, è vero, io tante cose ammetto di averle scoperte grazie ai nostri ospiti, che siano titoli di libri, iniziative organizzate dalla biblioteca, dal consorzio. Quindi è stato davvero, davvero interessante scoprire appunto tutte queste cose nuove che magari non sono tanto conosciute, se uno, o meglio, uno non se le immagina se pensa alla biblioteca, ma la biblioteca è anche questo, ci sono mille iniziative, mille cose da fare, da scoprire. E poi una trasmissione che ha visto protagonisti anche nostri inviati dall'estero, ci hanno raccontato quello che accadeva dal Portogallo e dall'Inghilterra, le nostre due inviate. Oggi avremo con noi Antonella da Londra, settimana prossima avremo Barbara da Lisbona. Ma non solo quello che è stato nel lockdown, ma anche un ricominciare attraverso i posti, i luoghi che ci hanno descritto in maniera dettagliata, minuziosa, devo dire meravigliosa, Elios. Sì, questa, diciamo che con Antonella e Barbara strada facendo si è creato anche un gran bel rapporto che va oltre alla trasmissione, cioè, mi sembra, è una cosa strana, una sensazione strana quella di vederla ogni due settimane così, mi sembra di conoscerla da tanto, una vita, e in realtà non ci siamo mai visti. ho solamente la sua faccia sul cellulare. Sì. Poi una volta siamo riusciti anche ad andare in Libano, ti ricordi? Sì, in Libano, cioè nel senso che poi veramente sì. Racconti meravigliosi dai posti più impensati, perciò è, che dire, è un biblioboom che si prepara ad un ricominciamo come trasmissione da settembre con la nuova edizione, la nuova annata, con delle idee molto, molto precise. Ne abbiamo tante, cercheremo di metterle in atto insieme ad Elios. Allora Francesco, cosa facciamo? Cominciamo a dire i nostri ospiti, a citare i nostri ospiti della puntata numero 27? Va benissimo, allora, vai. Ok, vabbè, intanto ospite fisso la nostra cara Erika ci introdurrà alla puntata. Poi dopo Erika avremo Jacopo di Punto Zero, uno dei ragazzi che veniva, poi verrà ancora, spero, a studiare in biblioteca, che ci parlerà di una iniziativa che stanno preparando per settimana prossima in biblioteca. Poi non dico altro, faccio spiegare tutto a lui dopo. Poi avremo la nostra amica collega Francesca che ci parlerà di Lele Luzzati. Sono proprio curioso stamattina, sono curioso di questa cosa perché adoro il personaggio. Lascerò più spazio a te, sicuramente mi metterò qua ad ascoltare più che volentieri. E poi, come dicevamo prima, abbiamo rinvitato per l'ultima puntata prima dell'estate Antonella, che ci proporrà come solito un bellissimo libro da leggere. Ma e sai, ci faremo anche quattro chiacchiere per salutarla. Elios, io ho 4-5 curiosità che mi deve, come dire, deve smarmellarmi l'Antonella, perché ho delle domande da fargli, perché l'Inghilterra la vedo in un certo modo. Ho provato a pensarla in un altro e cercherò di soddisfare queste curiosità facendo delle domande, poi dopo è tutto in work in progress. Sì, bravo, anch'io mi sono tenuto la domanda più stupida di tutta la trasmissione per Antonella per l'ultima volta prima dell'estate, ma è una cosa che mi passiamo dopo al primo brano, vai.
qua rientriamo, nuova era Jovanotti, ma una nuova era sta per iniziare stamattina con quel sorriso sbagliante, quello sguardo, come dire, da curiosona, e con noi Erika, ciao! Buongiorno! Buongiorno, ciao Ericuzza, come stai? Ciao, io volevo dire una cosa, posso? Certo, dipende. Sì, avete detto tutte tantissime belle cose, i giochi, no, i libri, che la biblioteca non è solo libri, che c'è tanto altro ancora. Io però volevo dire una cosa, che ormai la dico da 27 puntate. Date. Seguite la nostra pagina Facebook. Brava, ma non l'avevamo detto apposta perché volevamo che lo dicessi tu, Erika. Però... mi raccomando, andate in Facebook, chi non ha account si faccia un account, che è tanto semplicissimo. Cercate Biblioteca Civica di San Giovanni, cliccate mi piace, seguiteci, un sacco di novità, un sacco di post tutti i giorni, sempre uno diverso dall'altro. Bellissimi. E chi li mette questi post? Bellissimi post, l'abbiamo detto la volta scorsa, ma lo ribadisco perché veramente questa cosa qua va detta, ridetta finché uno non inizia a diventare un cliente fisso di queste meravigliose chicche che Erika, come dire, ricerca e poi rende post per Facebook. Allora, in questi giorni stiamo lavorando per, stiamo progettando insieme ad Erika per delle novità post Dante, per insomma siamo in work in progress rispetto a questa cosa qua, e ieri mi ha dato l'ok per poter fare delle cose meravigliose anche con i ragazzi a scuola, perciò lo volevo dire pubblicamente. Grazie Ericuzza, grazie. Prego. Prego. È fatta così, Elio, sei fatta così. Ieri era un po' più entusiasta, mi sa che ci ha pensato e ha detto: ma dove mi sto calando, dove sto andando a finire, Erika? Bene, so già che sarà un lavorone. Ecco qua, Erika, ascolta, ma abbiamo novità, abbiamo novità in questi giorni, in questo periodo. Cosa smarmellerà la nostra pagina Facebook? Allora, oggi abbiamo già postato un post di Dante che purtroppo non è potuto uscire ieri, e quindi abbiamo avuto dei piccoli problemini tecnici. E quindi l'abbiamo fatto uscire questa mattina. A proposito, ma voi due siete mai stati, aspetta perché adesso non mi ricordo più la parola esatta, è una parolina che ho scoperto, perché devo dire la verità, non tutti io faccio i post di Dante, okay. Ho due persone che mi aiutano. Però devo dire che, insomma, mi diverto a cercare le novità. Volevo sapere, ma voi due siete mai stati messi? Oddio, ho paura. E lì calò il silenzio. Siamo stati messi? Messi. Messi? Messi. Ah. Messi. Mesto, quindi compito per voi due, per tutti quelli che ti ascoltano, okay. Andate sulla nostra pagina Facebook, dopo cercate va il nostro post di Dante di oggi e scoprirete cosa vuol dire messi. Mesto, il nostro mesto. Dante Alighieri ha insegnato un sacco di cose. Va bene, dopo, grande, dopo grande. Dopo ci vado. Allora, invitiamo tutti a come dire, a prendere il significato di questa parola grazie al post di Dante uscito sulla pagina della biblioteca, della pagina Facebook della Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni. Sì, sì. Poi oggi volevamo darvi un bel consiglio di lettura. Vai. Quindi c'è anche quello. Devo dire la verità, non l'ho ancora preparato perché sono un po' indecisa su tre libri, quindi. Ma allora dai, diceli tutti. Sceglierò uno dei tre. Dai, almeno uno dillo. No.
no, no, vabbè. Gli altri poi li riutilizzo. Sorpreso, sorpresona allora. Ok, ok. Poi volevo ricordarvi che il 22 luglio in biblioteca dei ragazzi, scusate, in biblioteca centrale c'è un evento a cura della biblioteca dei ragazzi, c'è un evento della biblioteca dei ragazzi. Meraviglioso. Quindi l'evento è di rodare con noi in villa. Sì. Per iscriversi bisogna mandare una mail a biblioteca.sessocentrale@sbno.net. Non presentatevi così perché i posti sono veramente illimitati, quindi scrivete un'email dicendo il vostro nome e cognome, quante persone partecipano, è un bellissimo evento, c'è ancora qualche posticino, quindi fate in fretta. Ok. E poi, vabbè, volevo ricordare una cosa, che sabato, questo, il 18, c'è il mercatino dei libri usati, proposto dall'Associazione degli Amici della Biblioteca. C'è. Si può venire nel piazzale della Biblioteca Centrale, trovate questo piccolo mercatino con veramente pochi euro, portate a casa dei libri che sono praticamente nuovi, perché sono tenuti in ottimo stato. E con quei soldini insomma gli amici della biblioteca aiutano la biblioteca negli eventi, nelle attività, all'organizzazione. Sì. Bene, bene, quindi bene, venite, fate la bella scorticina per da portare al mare, in montagna, là, insomma, dove si va in vacanza. Bellissimo. Sì, infatti, durante le vacanze è l'occasione giusta per aiutare gli amici e dunque la biblioteca. Abbiamo raccontato dal punto di vista della nostra social media, Erika, che è la responsabile della pagina Facebook della biblioteca, delle tre biblioteche del comune di Sesto San Giovanni, e oggi il regalo te lo vogliamo fare io ed Elios, nel senso che la canzone che abbiamo scelto è una canzone giovine, direbbe Elios, cioè nel senso, sì, è di Francesco Sole ed è la mia notifica preferita, social media. Beh, e questa cosa qua. Le perciò notifiche ci stanno. Salutiamo. Grazie, ciao Erika. Ciao. Sei la mia notifica preferita, Francesco Sole. Ci poteva stare, Elios, dai, abbiamo una social media, dai. Social media, telefonini, poi noi dopo Erika assolutamente ci stava come... non essendo nativi di queste tecnologie, noi cerchiamo di mettere un po' delle cose insieme, ma di nativo oggi abbiamo un ospite. Vai. Voglio lanciarti una scommessa, fra me e te. Siccome noi gli ospiti li vediamo tramite telefono, facciamo una scommessa. Secondo te il nostro prossimo ospite da quanto si è svegliato? Io dico al massimo 15 minuti, stando larghi. No, secondo me molto meno, nel senso che secondo me l'abbiamo svegliato con lo squillo, perciò l'abbiamo chiamato 2 minuti fa e... Beh, è così. Però ci sta. Vabbè, facciamo ci sbagliare da lui. Ci sbagliamo. Dicono dalla regia che ci sbagliamo. Vi sbagliate, ciao. Ciao, Jacopo. Buongiorno. Ciao, ben ritrovati. Piacere rivedervi ormai spesso in trasmissione. Jacopo, poi... mi sono svegliato apposta per la trasmissione, ma almeno una quarantina di minuti fa, almeno. Allora già colazionato, allora, diciamo. Esatto. Già mangiato, mi sentivo. No, fa molto piacere anche noi riuscire a tirar dentro in questa trasmissione anche voi ragazzi. Oramai un po' del vostro gruppettino della biblioteca li abbiamo coinvolti. Tu, Daniel, Marco, Beatrice. E questa cosa mi ha fatto molto, molto piacere. Speriamo di continuare anche a settembre ad avervi come nostri ospiti ogni tanto. E Jacopo, mi fa piacere.
Noi prima abbiamo fatto un po' nell'introduzione, abbiamo raccontato un po' anche il motivo per cui ti abbiamo chiesto, ti abbiamo invitato oggi a partecipare, che è un evento che state organizzando, tentando di organizzare, sì, con 8 milioni di mail, 8 milioni di telefonate. Organizzato. Allora, è andata? Abbiamo l'ok, allora raccontacelo. È finalmente organizzato, ce l'abbiamo fatta, è stato complicato, sì, vero, ma è già fuori da 2 giorni il posto, quindi possiamo dire che l'abbiamo ufficialmente organizzato. Anzi, vi invito tutti quanti, giovedì prossimo, giovedì 23, alle 21 a mezzanotte, ci sarà la prima Call for Artists, il nostro format preferito, dalle 21 alle mezzanotte in Biblioteca Sesto, però non da 9.0, ma questa volta siamo in Biblioteca, proprio okay, nel luogo dove ho conosciuto queste due facce che voi vedete, che voi non vedete ma io vedo, e io sono Francesco Grande. Sarà un evento come quella che è sempre la nostra Call for Artists, insomma, un concerto di base, un concerto affiancato da una mostra artistica. Questa volta i ragazzi del concerto sono due cantautori che vengono a conquistare voci, bravissimi, Chiara Cre e Roberto Casanovi, molto molto bravi, seguiteli anche sui social. Sui nostri social trovate tutti i riferimenti di quello che vi sto dicendo, eh. Seguiranno loro i Hyper Prism, una rock band che a Sesto San Giovanni è anche abbastanza conosciuta, insomma, immagino che potrebbe esserci per gli ascoltatori degli amici degli Hyper Prism, ma comunque se non li conoscete andate a vedere anche loro. E in tutto ciò la serata sarà contornata da una mostra bellissima, ma ragazzi, dico davvero molto bella, di serigrafie, portata da questo laboratorio di ragazzi che hanno messo sopra una stamperia di serigrafie e ci portano tutti i loro migliori lavori da vedere in serata. Una roba assolutamente da non perdere. Sì, sì, io mi sono già prenotato. Questo ricordo, il 23 2023. Esatto, bisogna prenotarsi, quindi cercate il post sulla pagina di Punto Zero e scriveteci direttamente in direct oppure chiamate il numero che c'è sopra, perché mi raccomando, bisogna prenotarsi di questi tempi. Eh sì, anche per il vostro evento bisogna seguire delle regole ben precise in biblioteca, numero chiuso, non ammassarsi, stare un po' più attenti del solito, quello sicuramente. Ma con i nostri amici della biblioteca abbiamo pensato a un set tutto nuovo, a norma di Covid, si sta ovviamente seduti, ma staremo seduti in nessuna platea a mo' di teatro, ma faremo una seduta stile jazz bar, ogni bello gruppo di protezione che avrà il suo tavolino dove godersi il suo concerto, dove potrà alzarsi comunque a vedere la mostra, ma di base starà al tavolo con i suoi amici con cui ha prenotato per guardarsi il concerto da zone da noi predisposte. Bravi ragazzi, no, io guarda, mi avendo già fatto alcune cose con voi, alcune iniziative, sono strasicuro che andrà tutto bene, assolutamente. Beh, dai. E invece, a parte l'evento, come sta andando? Te e i tuoi amici avete riniziato a fare qualcosa? Avete già riprogettato qualche vacanza? Come siete messi? Diciamo sì, abbiamo progettato tutti quanti le vacanze per agosto, ma purtroppo la pandemia, il lockdown si è disintegrato in sessione d'esami, quindi tutti quelli che erano i nostri piani, tutti i nostri piani si sono poi andati a sbattere contro quella che poi è stata la sessione, che per quasi tutti noi ancora non è finita, quindi siamo ancora reduci dal aver potuto far poco. Sì, ma a parte che mi hai detto che l'ultimo esame l'hai dato dalla spiaggia, quindi cioè, hai voglia che non finiscono più questi esami. Questa è la facciata, perché poi ci sono i genitori i miei che seguono la trasmissione, quindi non posso sentire certe cose. vabbè, l'hai passato l'esame, allora basta. Basta, passato l'esame e ok. Sì, è stato, devo dire che è stato un periodo veramente duro, soprattutto per voi abituati a condividere momenti, a stazionare, a riflettere su ideali e pensieri, ad organizzare, perché Punto Zero
davvero è veramente una fucina di idee che vengono poi rese azioni attraverso le meravigliose attività che producete, che organizzate. Grazie. È stata dura, però naturalmente io vi ho seguito e ho visto quanto siete stati, grazie a tutte quelle che sono state le possibilità che ci ha offerto la rete, quanto siete stati vicini tra di voi, Jacopo. Penso che sei stato uno dei organizzatori. Grazie per le belle parole. Vabbè, non è belle parole, è una realtà. Ci abbiamo provato. Che noi eravamo forti nell'aggregazione, e quindi ovviamente è la cosa che è venuta più o meno fuori da questa pandemia, e quindi mi ha fatto molto fatica a reinventarci. Ci abbiamo provato, è difficile reinventarsi in questo senso quando sei proprio un luogo di aggregazione e ti vai a scontrare sul web anche con molte altre realtà che già erano introdotte sul web, che comunque già è un mondo che si stava espandendo tanto, ma in qualche modo ce l'abbiamo fatta, soprattutto per i corsi online che stanno andando molto bene. Abbiamo fatto il corso online, quello di grafica, che è andato molto bene. Stiamo riuscendo un po' a dislocare, oltre che nel nostro luogo fisico, che ancora purtroppo è chiuso, e altri tipi di attività. Per esempio, questo sabato partirà la nostra prima spedizione con Samuele Romagnoli in giro per le montagne, dove vanno, mi pare vadano in Val di Mello questo sabato, non mi ricordo esattamente. Comunque abbiamo organizzato insieme a questo ragazzo, Samuele Romagnoli, che è una guida ufficiale delle gite in montagna per la Lombardia. Che bello! Cerchiamo in qualche modo di giocarci un po'. Come poi mi ha fatto per esempio adesso in biblioteca con questo evento. Noi nel nostro piccolo, Jacopo, se ti interessa, abbiamo Elios che ci organizza le gite in montagna fuori porta. Non è una guida. Sì, però ti dico soltanto che al ritorno l'ho fatto a bordo di un calesse per spiegarti quanto sono montanaro. Perciò alla fine vedo le marmotte volare, i cinghi con le ali. Sì. Perciò allora ricordiamo ai nostri radioascoltatori che il 23, nella giornata del 23, ci sarà questa meravigliosa iniziativa organizzata da Jacopo e dai ragazzi di Punto Zero con Punto Zero. Sì, e col For Artist, dove c'è musica e arte. Io volevo chiederti un po' il tema di quelle che sono le serigrafie che vengono esposte. È arte figurativa di vario tipo, perché ogni artista sono di base tre artisti, ognuno di loro porta quello che è stato il suo percorso nell'arte. La mostra è molto incentrata sulle serigrafie, sulla tecnica di stampa serigrafica. Poi ognuno di loro porta quello che è stato il suo percorso, il suo vissuto dentro le opere. Il tema è molto vario, non c'è un tema centrale come tematica delle opere in sé. Siamo proprio curiosi. È tutta arte figurativa. Siamo curiosissimi, Jacopo. Sono molto forti. Dai. Perciò, Elios. Salutiamo. Il tempo stringe. Jacopo, al volo, proponici un libro, un film, un qualcosa che hai scelto. Un film, questo giro è un film, il Post, The Post di Steven Spielberg, quello è uscito nel 2017, mi pare. Sì, sicuro che abbiamo già in biblioteca, sono andato a controllare, ho letto l'abstract, mi incuriosisce, non l'ho visto, ma sarà uno dei miei prossimi film, sicuramente. Anch'io. Molto interessante, consiglio davvero tutti quanti, bellissimo film. Jacopo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, io e te sicuramente ci vediamo in biblioteca, se non ci vediamo ci vediamo sicuramente invece giovedì prossimo, che farò un salto a salutarvi all'evento, quello è una promessa che manterrò e... Salutami tutti quanti e stateci bene. Ciao Jacopo e bravo, saluto, allora. bravo e bravi, sempre in gamba. Ciao. Ciao a voi. Ecco qua, torniamo, rientriamo. Elios, meraviglioso. Madonna, ma che musica hai scelto oggi? Fantastica.
Basta, basta, oramai siamo in vacanza, Francesco, latinoamericana, vacanza, via, via, si parte. È bello, ma è anche bello quello che sta per accadere adesso a Biblio Boom, un giovedì fantastico, oggi corredato anche da questo meraviglioso intervento con la nostra collega Francesca. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, come va? Buongiorno, ben arrivata, tutto a posto Francesca, te? Bene, bene. Ciao Franci, allora, cosa com'è quest'estate quest'anno, com'è? Buona, perché non fa troppo caldo, io lo soffro, quindi sono contenta. E quindi ci siamo. Francesca, lo ricordiamo, vabbè, i nostri radioascoltatori che ci seguono sempre già oramai si sono fatti un'idea, ma Francesca è un'altra che arriva a Biblio Boom e ci sconvolge in maniera positiva, naturalmente, con le sue meravigliose consigli alla lettura, ma anche con i suoi argomenti che sono un po' che ci fanno riascoltare, rivedere i tempi che sono oramai passati, soprattutto per quello di oggi, Franci. Sì, perché oggi parliamo di un grande autore, illustratore, scenografo e autore anche di film d'animazione per bambini. La volta scorsa abbiamo parlato di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli, e invece oggi andiamo a vedere i cartoni d'animazione di Emanuele Luzzati. Ah, che bello! Le Luzzati. Franci, ho i brividi, Fra. È il mio mentore. Guarda, Luzzati, allora, è il mio mentore. È un mito anche per me, tant'è vero che poi vi racconterò, ma io tanti anni fa, parliamo di 20 anni fa circa, andai a trovarlo, ma andai proprio a scovarlo pur di conoscerlo, stringergli la mano, tanta era la mia stima per lui, perché già lavoravo con i bambini, prima ancora di approdare alla biblioteca dei ragazzi, quindi apprezzavo tantissimo i suoi lavori. E dopo aver letto i suoi libri e visto i suoi film d'animazione, mi procurai, insomma, fortunatamente il suo indirizzo e mi presentai sotto casa sua una mattina del lunedì di Pasqua. E sei riuscito a conoscerlo, Fra? Sei riuscito a fare una chiacchiera con lui? Sì, praticamente citofonai mentre feci una sosta a Genova, mentre ero diretta in Francia, e feci questa sosta appositamente, e con una mia amica ci presentammo zaino in spalla, citofonammo alla casa, famosa casa di Via Caffaro, dove lui ha trascorso tutta la vita. Io l'avevo rubato in una biblioteca il suo indirizzo. Citofonammo, rispose questo vecchino un po' perplesso, disse: chi è? Infatti sono Francesca. Ma non l'aspetto io, non ho... sono Francesca e mi piacciono tanto i suoi disegni, vorrei venire a trovarla un po' conoscerla. Fra, io sono rimasto affascinato, non sono mai andato, però mi sono ripromesso prima o poi di andare a vedere, però del suo primo studio genovese, quello, uno studio d'animazione fatto a mano, nel senso che lui utilizzava lo stop motion e aveva un'attrezzatura inventata da sé, ed era veramente bello. Tu sei riuscita a vedere qualcosa di queste? Sì, allora guarda, vabbè, intanto per i nostri ascoltatori ricordiamo giusto due dati, nel senso che Luzzati è mancato ormai 13 anni fa e nasce, praticamente l'anno prossimo ricorre il centenario della nascita, quindi attraversa la grande tutto il Novecento, insomma la seconda metà del Novecento, attivo nella seconda metà del Novecento, ed è un grande innovatore all'epoca, nel senso che raccoglie un po' l'eredità delle avanguardie pittoriche, tantissimo influenzato, se vedete, da Chagall, da Kandinsky, Blaue-Reiter, tutti questi movimenti mitteleuropei, dopo vi spiegherò perché. E però si affaccia veramente al nuovo, e mentre negli Stati Uniti d'America il cartone di animazione era segnato ovviamente dalla presenza di Disney, che presentava un mondo tutto preciso, perfetto, dai contorni delineati, noi abbiamo questo pittore, scenografo, illustratore che disegna come delle quinte teatrali e degli sfondi teatrali per i suoi cartoni animati,
utilizza dei collage, dei ritagli, mixa fondali, carte da parati, stampe, per costruire appunto questi fondali, questi paesaggi, i vestiti dei personaggi. E poi fa questi cartoni animati a mano, quindi un altro come Miyazaki che li fa a mano, uno stile diversissimo. E lui fa con questo metodo sia delle rese appunto animate di classici della letteratura adattandoli per i bambini, sia di classici della letteratura popolare, sia invece delle delle scenografie teatrali, ma non per Pinco Pallo, ma addirittura arrivando a fare le scenografie per spettacoli al Teatro alla Scala di Milano. Quindi è un grandissimo, che parte dalla cultura popolare e arriva ai sommi luoghi della cultura italiana e europea del suo tempo. Lui, cioè, nel senso che... vai Elios, vai. No, volevo semplicemente un paio di considerazioni. Uno, Francesco, quanto invidi Francesca del fatto che lei sia riuscita a fare quattro chiacchiere con Lene. Questa cosa qua già ti vedo, ci stai rosicando. No, ma veramente. E poi dopo una domanda più che una considerazione che faccio a voi due, che siete voi gli esperti di queste tecniche di cartoni animati e di animazione, quindi per me è anche un piacere starvi ad ascoltare. Come funziona, un po' entrare un po' nel dettaglio su come funzionavano questi cartoni animati, che non c'era il digitale come può esserci oggi nei cartoni animati di oggi o quello che avevamo raccontato nella puntata dedicata a Miyazaki. Quindi Francesco, poi magari se ci racconti un po' nel dettaglio come funzionavano questi cartoni animati. Franci, vado io un attimo. Nel senso che io, dopo Luzzati, dopo aver preso, come dire, aver ammirato ed essermi innamorato di tutte quelle che erano le proposte, sia d'animazione, ma non solo, parlava di scenografie, ma parlava anche Francesca prima, cioè, e io mi sono innamorato del suo modo di raccontare attraverso la semplicità, attraverso i materiali che erano quelli fatti attraverso il collage, ma tutti quasi i materiali di recupero, nel senso che li trovavi dappertutto. La cosa meravigliosa qual era? Era che si utilizzava il passo 1. Il passo 1 è una tecnica che è dello stop motion, però passo 1 vuol dire che io faccio 24 fotografie per avere 24 o 25 per avere un secondo di animazione. Perciò all'interno di queste 24 fotografie ci sono minuscoli movimenti per far animare in questo adesso. Poi Francesca non ci ha ancora dato i titoli meravigliosi, però li lascio a lei di Luzzati, sì, però per far muovere un oggetto, un animale, per farlo volare, per far albeggiare il sole, per far alzare la luna, per far comparire le stelle, insomma c'è un lavoro pazzesco e come dire, Luzzati secondo me è stato uno dei più grandi, perché cioè, io in lui, quando vedevo i passaggi di animazione, per me è stato più semplice mi ha suscitato talmente tanta curiosità, e grazie ai suoi, alle sue animazioni, sono riuscito a capire prima tutto i movimenti che si possono fare con l'animazione. Francesca, ci racconti quali sono le sue opere meravigliose? Anche candidata agli Oscar, se non erro, Franci. Sì, lui ha ricevuto due nomination all'Oscar proprio per le sue scenografie teatrali. E tra l'altro la cosa bella è che noi adesso abbiamo tratto l'occasione dalla riedizione della Tarantella di Pulcinella, quindi cultura popolare, ok? Però dimentichiamo che lui ha fatto dei cartoni animati ad esempio sulla Gazza Ladra, quindi le musiche di Rossini. Lui è stato tra i fondatori del Teatro della Tosse nel 75 con il regista Tonino Conte, e ha curato un sacco di spettacoli teatrali insieme a questo regista,
ha vinto anche il premio Anderson nel 2005, quindi due anni prima di morire. Dal 2000 gli è stato dedicato un museo a Genova che dal momento è stato chiuso, spostato per altre esigenze, però al Porto, che ha avuto la fortuna di andarci, è un teatro, è stato un museo interessantissimo. E volevo dirvi un'altra cosa, oltre al fatto appunto che noi avremo anche in biblioteca o fuori dalla biblioteca, nei nostri spazi comunali all'aperto, delle letture dedicate alle opere di Emanuele Luzzatti, proprio per festeggiare, letture animate, insomma, per festeggiare la riedizione della Tarantella di Pulcinella. Dopo vi racconto qualcosa di quest'opera. Volevo dirvi che lui è proprio, non è solo un illustratore, lui è un artista tutto tondo, che come molti artisti del Novecento prova diverse tecniche, fu anche ceramista ad esempio, ad esempio mi viene in mente come Alexander Calder, che vabbè, un altro grande artista che faceva le sculture mobili appese, non so se avete provato a vederle, bidimensionali, ma che diventavano tridimensionali perché le appendeva anche strutture enormi. Questo altro grande artista che giocava appunto con i materiali, gli spazi, il gioco tra bidimensionale e tridimensionale, che è molto presente nei cartoni animati, anche nelle opere di Luzzatti, aveva fatto a sua volta un piccolo circo portatile. E quindi se pensiamo a Luzzatti, che invece fa tutti questi teatrini animati che voi vedete nel suo teatro animati, no? Proprio sembra il teatrino dei burattini, che una volta andava in giro per le piazze, i bambini si fermavano a guardare. Quindi lui prende spunto da una tradizione antichissima e la rivisita in chiave artigianale, perché tu vedi, come giustamente tu hai detto, che da materiali anche poveri, anche di risulta, lui poi ti tesse il vestito del re, dell'imperatore, no? E questo non è solo una cosa, come dire, formale, perché influenza anche il messaggio delle sue opere, perché lui ti mostra sempre che i ricchi, i potenti, chi comanda, chi ha lo scettro in mano, da un minuto con l'altro si ritrovano che il loro scettro cade, che il loro trono si sgretola e che tutte le ricchezze che hanno sono vane, spariscono in un nulla. Sì, e questo è proprio quello che succede nella Tarantella di Pulcinella. Perciò consigliamo a tutti di, come dire, recuperare questi materiali e riguardarli, e addirittura se non li avete mai visti, ma veramente troverete come dire, delle soddisfazioni che sono fantastiche, pazzesche, vero Fra? Sì, lui guarda, cioè, per dirti la densità del suo lavoro, che non è che è tutto farina del suo sacco, o meglio, è farina del suo sacco, perché è un artista originalissimo, però sappiamo, tutti gli artisti vivono di influenze, cioè lui in seguito alle leggi razziali, essendo ebreo, nel 1938 deve pigliare, andarsene, lasciare gli studi a Genova dove faceva il liceo classico, comincia a seguire gli studi artistici nella serie di uno scultore e pittore, ma poi se ne va a Losanna e lì alla scuola delle arti conosce tutta quella che è la cultura artistica mitteleuropea della prima metà del Novecento. Quindi immaginatevi quali influenze anche aveva questo artista, perché dalla mitteleuropa della prima metà del Novecento erano passati tutti gli eredi proprio delle avanguardie, e in lui ci vedono benissimo. Quindi i bambini che hanno avuto la fortuna di vedersi i suoi cartoni animati di spettacoli a Teatro della Tosse, senza saperlo, si sono visti delle opere che contengono una ricchezza filtrata attraverso tradizione, storia dell'arte, e distillata in maniera originalissima da questo artista. Io sono proprio contento di starvi ad ascoltare rispetto a questa novità, perché per me è un po' una novità, perché l'ho dichiarato all'inizio che ne sapevo poco, e faccio di andare proprio a curiosare
su YouTube di quello di cui stiamo parlando, perché il bello di Biblioboom secondo me è anche proprio questo, quello di consigliare cose che magari non sono più tanto attuali ma che fanno parte del nostro bagaglio, nel senso che tutto quello che c'è oggi rispetto all'animazione, ai moderni cartoni animati, sono figli, diciamo, di quello che è stato anche il lavoro di le Luzzatti e altri. Quindi ecco un invito proprio di cuore di andare a curiosare per capire da che cosa nasce tutto quello che possiamo vedere oggi rispetto all'animazione e non solo. Io invece volevo ringraziare Francesca perché anche con Emanuele Luzzatti ha portato un grande italiano del Novecento, lo ha rimesso, ha suscitato la curiosità per andare a vedere questo grandissimo animatore, scenografo. Poi Francesca in maniera dettagliata ci ha raccontato chi è stato Luzzatti per l'Italia e non solo, per tutti i bambini di quei tempi ma anche di quelli che saranno. Franci, l'ultima battuta e poi chiudiamo. Allora, l'ultima battuta, chi è curioso si va a rivedere L'armata Brancaleone di Monicelli, che è un film del 1966, e vede che i titoli di apertura di coda sono proprio Luzzatti. Bellissimo. Quindi, bellissimo, per confermarvi che è un artista tutto tondo che attraversa veramente diversi campi delle arti. E un'ultimissima cosa, che siccome, diciamo, io vedo anche i nostri bimbi che cosa guardano, che libri prendono, e devo dire che la cultura legata a Walt Disney è ancora imperante, per carità, va bene, però guardiamo anche cose diverse, guardiamo anche questi personaggi che non sono mai dei supereroi, non sono mai perfetti, forti, invincibili, ma spesso sono messi anche in rilievo le loro debolezze, anche quando diventano buffi, anche quando perdono, no? Quindi una visione diversa. Franci, ma bolle qualcosa in pentola rispetto a Luzzatti, rispetto a qualcosina qua nella nostra città? Assolutamente, perché noi vi racconteremo sicuramente la tarantella di Pulcinella, che è proprio bella perché è musicale, in rima, e vi racconteremo altre sue storie in un'occasione pubblica, quindi dedicata a una lettura animata dedicata ai nostri bambini, e sulla pagina Facebook della biblioteca. Rimanete connessi, seguiteci, perché vi faremo sapere le date di questi eventi. Grazie Franci, come al solito puntuale e veramente ispiratrice per tutte quelle che sono le attività di Biblioboom anche con Luzzatti. Grazie mille Fra. Grazie a voi, e ci lasciamo con una canzone? Assolutamente sì. La vuoi annunciare? No, lascio a te Francesco. Allora, ok, e niente, dai, allora torniamo, vabbè, Pulcinella, abbiamo parlato di Pulcinella, e adesso la città di Pulcinella, un inno alla città di Napoli. Ciao Franci. Pulcinella, nomination all'Oscar, e a voi la canzone. Grazie mille Francesca di averci raccontato questa cosa non così conosciuta, ecco, rispetto a questi vecchi cartoni animati, che possa essere un invito anche per andare a curiosare su YouTube o altre. Siamo ovviamente. Certo, bravissima, anche per chi non era a conoscenza fino in fondo di quello di cui abbiamo parlato oggi, che possa essere un invito, ecco. Grazie mille Francesca, ciao, e un abbraccio, alla ciao, prossima. Ciao, ciao, ciao. Uè, guaglio, che canzone che hai scelto. Oggi veramente. Città Pulcinella. Però ci stava, dai, Pulcinella, città, una canzone dedicata alla città di Napoli, composta da Claudio Mattone, per un, se non erro, per uno spettacolo
spettacolo teatrale, ma poi reinterpretata più volte da grandi della canzone napoletana, come per esempio l'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, I Neri per Caso, Mario Merola, Mirna Doris, Sal da Vinci e per ultimo Gigi D'Alessio, l'estratto che abbiamo sentito noi poco fa. Gigi D'Alessio insieme ai di Argec, il brano è tratto da Malaterra del 2015. Vabbè, Elios, oggi è andata non così. Potevamo chiudere in modo migliore l'intervento dedicato a Lele Luzzatti con questa canzone. Sì. Però sento aria che arriva da al di là della Manica. Elios, pensaci tu, va. Sì, senti questo odore di fish and chips che arriva direttamente da Londra. Ciao Antonella. Ciao ragazzi, ciao, ma che bello. Ciao. Portate un po' di allegria con la napoletanità italiana adesso. Che fatevi bello. Mi fa più voglia di venire in Italia. Dai, però sappiamo che prima che ti stai organizzando, speriamo tutto bene, sappiamo che sei quasi pronta anche tu. Sì, infatti ho l'ultima settimana di lavoro a scuola, infatti le scuole chiuderanno adesso a venerdì, saranno chiuse per 6 settimane fino a settembre e allora sto cercando di riuscire a venire in Italia perché è un'impresa adesso volare, quindi speriamo, dita incrociate, che riesca a venire. Sì, dai, tappa fissa, se ce la fai venire in Italia ce lo devi far sapere e una pizza te l'abbiamo promessa, perché è strano, ci vediamo un giovedì sì, un giovedì no tramite WhatsApp, così, ma il fatto di non esserci mai visti è una cosa strana. No, ma ormai, è vero. Oramai l'Anto è diventata una di noi, una di Biblio Boom, così anche nella relazione amichevole o amicale tra noi tre. Anch'io spero di poterti incontrare e condividere una pizza, sai, ma la pizza che è fatta di pizza, ma anche di tante chiacchiere insieme. Anto, esatto. Allora, cosa si dice a Londra? Ti vedo tutta bella illuminata dal sole, perciò mi sa che il sole c'è. Sì, c'è poco, un po' nuvole, un sole un po' fiacco, comunque c'è, proprio perché sono dalla parte della mia casa dove c'è più luce, diciamo, quindi sembra più luminoso. Dall'altra parte piove. Dall'altra piove, è scurissimo, non mi faccio vedere. Comunque sì, tutto ok, insomma stiamo uscendo anche noi da questa quarantena, pian pianino, però sentite l'ultima notizia, dopo 4 mesi Boris ha deciso di far diventare le mascherine obbligatorie nei negozi. Cioè, così dal nulla è venuta fuori questa notizia l'altro giorno. Meglio tardi che mai. Infatti, meglio tardi, come tutte le sue decisioni, d'altronde. Però, vabbè, comunque sembra, vabbè, dicono i casi vanno, si alternano, sono logicamente diminuiti rispetto a qualche mese fa. Però ci sono sempre notizie, sai, che arrivano un po' alternate, quindi altalenanti. Speriamo comunque di esserne fuori tra un po'. Scusa Elios. No, scusami. Vacanze? C'hai già pensato? Appunto, dovrei venire in Italia, che queste di solito sono le mie vacanze. Di solito andavo anche a farmi un giro al mare da qualche parte. Però adesso è ancora tutto in sospeso, perché prima di tutto l'ostacolo più grande è riuscire ad arrivare in Italia con l'aereo. Quindi prima di quello non posso organizzare nessun'altra cosa, purtroppo. Quindi se riesco, poi dopo magari vedrò da farsi. Comunque io di solito vengo, sto un po' dalle parti appunto di mia madre e di Daisy, sono di Daisy, io di origine, e poi magari abbiamo anche una casa in campagna nel Monferrato, di solito passiamo un po' di tempo anche lì, e poi appunto magari mi piacerebbe andare anche qualche giorno al mare. Sono talmente tanti bei posti in Italia, di solito faccio anche delle gite al lago di Como, dalle parti di Como, Lecco, tutti i laghetti della Brianza.
che sono belli anche gira Pianzonella di noi, no. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Però Iad Antonella, visto che noi dobbiamo organizzare veramente la nostra gita vacanza a Londra, e con Elios ieri non ce lo siamo preparati, perciò l'Anto non la sa, non sa nulla di questa domanda, ci siamo detti però all'Anto dobbiamo chiedere qual è il quartiere col ponte più bello. Per noi bello, oddio, non è solo l'estetica, bello è tutto ciò che apparecchia il quartiere. Allora, come ponte più bello che non sia l'estetica, io forse direi, oddio, è difficile da dire, vabbè, il Tower Bridge, perché è bello anche, cioè è bello come estetica, è bello anche perché è l'unico ponte che si apre praticamente. Quindi poi anche come zona, il Tower Bridge è proprio centrale, e proprio Londra, secondo me proprio Tower Bridge si dice Londra, capito, come ponte. Ok, allora Elio scrive. Però a me piace anche il Millennium Bridge. Millennium Bridge. Il Millennium Bridge, che è un ponte praticamente, Millennium Bridge, che è quello che praticamente non, dove non ci passano macchine, è un ponte che praticamente ti porta dalla cattedrale di St. Paul fino, quando lo attraversi, arrivi davanti alla Tate Modern. Quindi cioè, anche lì è bellissimo perché ti fa vedere due diciamo building imponenti londinesi, quindi bello, è bello. Questo fiume meraviglioso che passa Londra è correlato e addobbato anche di ponti fantastici. Esatto, quindi no, poi soprattutto d'estate secondo me assume ancora un con i colori, vabbè, diversi che ci sono, del sole eccetera, assume ancora una delle sembianze ancora più belle, diciamo, più caratteristiche. Sarà l'estate, sarà il clima, sarà tutto quello che vuoi, ma mi stai convincendo sempre di più a fare un salto. Io poi tra l'altro 40 anni non sono mai stato a Londra. No, io so, ma infatti quando son venuto, me lo dicevi, sono rimasta stupita di quello. Ho girato parecchio, perché ho girato Londra, che è una delle più semplici da raggiungere, mi manca. No, io sono già venuto a Londra, però sono stato proprio il turista tipo, quello che prenota in centro, gira in centro, fa il giro sull'autobus meraviglioso, quelle cose da turista. Invece adesso ho un sacco di cose da vedere grazie ai tuoi meravigliosi consigli. Anto, l'ultima domanda e poi passiamo a quella che è il tuo la tua forza per questa trasmissione, cioè il consiglio e la lettura. Ma tu quando vai fuori Londra, dove vai? Se uno va fuori Londra, dove va? Ci sono, vabbè, c'è la campagna del Kent, che è vicinissima a noi, che è bellissima, che proprio tu praticamente già passando 20 minuti, mezz'ora da Londra, ti trovi in aperta campagna, e la campagna inglese è bellissima, devo dire. Non so se avete letto molti libri di autori inglesi dove descrivono la brughiera, eccetera, per cui ci sono piante stupende, il paesaggio, eccetera. Però io a me, di solito che provo ad andare anche qualche volta in vacanza, il Devon è una regione bellissima. Il Devon è sul lato sinistro, verso l'oceano Atlantico, e è una zona molto bella perché anche lì è molto campagnola, diciamo, hanno prodotti di campagna, c'è il sidro che producono loro, quindi artigiano, hanno molte cose appunto belle locali da vedere, hanno anche il mare, eccetera, quindi è una bella zona. E la Cornovaglia è un'altra bella zona della costa inglese. Comunque ci sono posti bellissimi che si possono visitare attraverso tutta l'Inghilterra. Ci sono anche i laghi qua al nord, che non sono mai stata, devo dire, da quelle parti, però mi hanno detto che sono molto belli. Quindi c'è una varietà anche qui di paesaggi e di posti diversi da vedere, che possono accontentare, diciamo, un po' tutti i gusti. E poi ci sono le tipiche località balneari, diciamo, turistiche, che sono magari un po' diverse dalle nostre, però tipo Brighton, Hastings,
South Hampton Sea, che sono posti appunto dove di solito gli inglesi vanno a farsi le vacanze al mare. Anton, noi sembriamo veramente afoni, cioè senza voce rispetto a questa cosa qua, proprio perché dell'Inghilterra conosciamo Manchester per il Manchester City, conosciamo Londra Birmingham. Per Arsenal, Birmingham, sì, per le squadre. Cioè, in casa mia siamo tutti tifosi dell'Arsenal. Comunque. Arsenal, perché lì io quando sono venuto ho dormito di fronte allo stadio del Chelsea. Lo stadio, che è meraviglioso, cioè nel senso che l'Inghilterra Stanford per noi Bay. Al di là del conosciamo Liverpool, quelle le quattro squadre, per noi quelle è l'Inghilterra. Invece ci tengo a scoprire affinché veramente diventi curiosità il fatto che l'Inghilterra è anche mare, è campagna, è sì. prodotti a chilometro zero, è risorsa, bello. Perciò adesso veramente io mi taccio e lascio ad Elios la presentazione di quello che è in divenire. Sì, qua Francesco, se andiamo avanti a parlare, passiamo da un weekend a tre settimane in Inghilterra, se ci racconta ancora qualcosa la nostra amica Antonella. E niente, come diceva prima Francesco, non possiamo salutarci prima di dell'estate se non ancora con uno dei tuoi consigli alla lettura che ci dai ogni volta che ci sentiamo alla radio, quindi vi lasciamo ancora un po' di spazio per proporci un libro da leggere magari durante le vacanze. Infatti la mia scelta è stata appunto di un libro da leggere proprio durante le vacanze, se si va magari al mare sotto l'ombrellone o anche in montagna eccetera, o anche rilassati a casa su un sdraio e si vuole avere un po' di tempo per leggere. Il libro che ho scelto è Voci fuori campo, che è un libro di una scrittrice scozzese, Ali Smith. È la storia praticamente di una famiglia che apparentemente sembra una famiglia normalissima, ma è alle prese con delle nevrosi che sono dovute appunto alla vita di tutti i giorni che viviamo contemporanea, e praticamente decidono di andare a fare una vacanza a Norfolk, una zona appunto di campagna inglese, e qui la loro vita sarà un po' sconvolta dall'arrivo di una sconosciuta che si presenterà e si autoinventerà in casa con la scusa appunto che la sua macchina è rimasta in panne, quindi non funzionava, e questa sconosciuta praticamente invaderà le vite di queste persone portandole a rendersi conto di tutti i problemi che le stanno torturando, cioè intimamente, perché tra di loro appunto una famiglia che apparentemente è normale, però non comunicano eccetera. Quindi abbiamo il padre Michael, che è un professore universitario che praticamente ha un casino di storie con le sue studentesse. La madre è una scrittrice che si trova alle prese con un libro che non riesce a scrivere, quindi ha un blocco interiore che non riesce ad esprimere la sua creatività. E poi abbiamo i due figli teenager, che sono un ragazzino di 17 anni che anche lui ha subito un trauma, diciamo, perché ha avuto è successo un episodio che l'ha sconvolto a scuola, un atto di bullismo che è finito male, diciamo, una ragazza che si è suicidata, e lui si sente in colpa su di questo. E la figlia, che è una dodicenne, che praticamente lei si sente in questa famiglia un po' che è presa appunto con tutti questi drammi, un po' fuori luogo, riprende qualsiasi cosa con la sua videocamera. E appunto questa persona che entrerà in questa famiglia farà venire a galla tutti questi misteri. Comunque finirà in una maniera che adesso non vi dico, bisogna leggere. Certo. Così non vale. Ed è un libro per tutte le età, giusto? Per tutte le età, e anche se sembra abbastanza forte, perché parla di cose abbastanza, però è anche molto scritto, molto in maniera leggero e veloce. Leggero e veloce, anche un po' di humor, quindi è molto facile, è diviso in tre sezioni, quindi è molto molto scorrevole, lo consiglio, e ho visto che è anche nella vostra biblioteca. Bravissimo, ecco qua.
prima che vada a rubare. Adesso, anche se dall'Inghilterra ti facciamo la tessera onoraria. Ah sì, no, no, no. Ma no, Tutto va bene. Com'è la carta gold? Com'è va bene. Non è quella per gli anziani la gold. No, per i big, diciamolo all'inglese, i big. Ecco qua. Bello. Ascolta, a me mi sono tenuto la domanda più stupida per l'ultima puntata in cui ci sentiamo. Ma tu quando leggi solo in inglese o ogni tanto te li vai a rileggere anche in italiano? Domandona. Tutte e due, mi piace leggere. Infatti, la cosa che è strana, quando sono in Italia mi piace leggere in italiano. Infatti, quando vado a casa di mia mamma, anche mia mamma lei ha sempre un casino di libri perché è una lettrice, per cui leggo in italiano. Quando sono in Inghilterra mi piace leggere in inglese, molto, non so, strano, però mi adeguo all'ambiente che mi circonda. Ecco, adesso sono più sereno. Adesso siamo più tranquilli, ma siamo giunti quasi alla fine, perciò Anto, allora chiudiamo questo periodo estivo con Biblioboom. Abbiamo ancora una diretta settimana prossima, ma ci sarà la nostra inviata Onobo portoghese Barbara, perciò con te assolutamente appuntamento a settembre, con invece un appuntamento lo chiamerei privato tra di noi, io, tu, Elios, magari Erika, insieme, per poter parlare e pensare ad un futuro di Biblioboom ancora con te. Noi di questo veramente ti ringraziamo, grazie per l'impegno ma anche per la passione che metti per il nostro programma, e ti auguriamo veramente una buona estate. Grazie, io volevo ringraziarvi per avermi dato questa diciamo opportunità, che davvero ho accettato con piacere, mi sono tantissimo divertita a farlo e mi sono sentita anche benvenuta nella vostra famiglia, diciamo, di Biblioboom. Quindi grazie ragazze, assolutamente. grazie Anto, anche da parte mia un abbraccione, buone vacanze. Ciao. Vi faccio sapere se arrivo comunque, per caso mai. Ciao. Un abbraccio Anto. Ciao. Ah, torniamo in Italia dopo questo viaggio dalla nostra amica Antonella, che è stato davvero una bella offerta, e secondo me la ricontatteremo a settembre. Poi oggi domandone, gli abbiamo fatto all'Antonella delle super domande, se legge in italiano, in inglese. Meraviglia. Nulla di preparato. Assolutamente, forse sì. La forza di Biblioboom è anche questa nostra spontaneità e allegria. bene. Allora, come al solito abbiamo sforato, ma oggi forse anche un po' esagerando, ma ci stava, 27 puntate, ci siamo presi quasi 18 minuti in più rispetto al nostro orario di Biblioboom. Ma questo perché volevamo raccontarvi quello che i consigli alla lettura, dare spazio a Francesca con il nostro personaggio di oggi, Lele Luzzati, e poi anche Jacopo con le attività in biblioteca. Ma come diciamo Elios, ci racconti tu, ci fai una sintesi di tutto ciò che è stato Biblioboom oggi? Sintesi in un minuto. Allora, partendo da il primo è stato Jacopo appunto ci ha parlato dell'evento che stavi citando tu, e poi ci ha consigliato un film che è uscito un paio di anni fa, che è The Post, che mi ha incuriosito. Io andrò sicuramente a vedermelo una di queste sere. Poi Francesca ci ha parlato di Lele Luzzati e ci ha consigliato soprattutto un suo libro che abbiamo sicuramente anche noi in biblioteca, che è La Tarantella di Pulcinella. Poi ultima, che abbiamo ascoltato pochi minuti fa, Antonella da Londra, che ci consiglia un libro di Ali Smith che è Voci fuori campo, un libro da portarvi sotto l'ombrellone, sotto le montagne, dove volete voi. E fra, siamo arrivati alla fine, abbiamo sforato alla grande anche oggi, come
come il nostro solito. Quindi adesso cosa facciamo? Salutiamo tutti e diamo l'appuntamento a giovedì prossimo, che sarà l'ultima puntata prima dell'estate. Prima dell'estate. 28. Ultima puntata, 28esima dell'estate, e prima della nuova stagione, la seconda, che inizierà a settembre. Ma chiudiamo alla grande, perché ci saranno ospiti e idee messe in campo meravigliose. Perciò tutto a settimana prossima. Ciao! Ciao bello!